Iniziamo a parlare di licensing per banche dati, cioè licenze d'uso per banche dati. E dobbiamo capire che cos'è una licenza. Anche lì, di fronte a una platea come questa, forse eccedo in pignoleria, però giusto 5 punti per mettere a fuoco, no? Quando noi parliamo di licenza, dobbiamo ricordarci della sua radice latina, licere, che vuol dire autorizzare, permettere. Quindi una licenza è sempre un atto autorizzativo. Cioè qualcuno che dà un permesso a qualcun altro di fare delle cose. Nell'ambito del diritto amministrativo, le licenze le danno le pubbliche amministrazioni a dei soggetti che devono fare cose, no? Apro un ristorante, ho bisogno della licenza, no? Dell'ASL, per poter somministrare bevande, cibi. Se sono nell'ambito della proprietà intellettuale, invece la licenza chi me la darà? Me la darà il titolare dei diritti, che nel diritto d'autore, nelle opere con diritto d'autore, potrebbe essere l'autore, ma potrebbe non esserlo perché il diritto d'autore può essere stato ceduto in via esclusiva ad un altro soggetto. Esempio, la casa editrice di un libro, no? Un romanzo, quasi sempre il titolare dei diritti a cui devo chiedere licenza non è più l'autore, è la casa editrice che per la durata dei 20 anni canonici di un contratto di edizione ha i diritti esclusivi. Vuol dire che lo stesso autore perde il controllo e non è più lui il centro della titolarità dei diritti. Quindi il licenziante è titolare dei diritti. Nel caso delle banche dati, l'abbiamo detto prima, il licenziante è colui che ha fatto il rilevante investimento e che quindi ha acquisito il diritto sui generis. Licenziatario è colui che riceve in licenza, chiede in licenza l'opera e l'opera si dice opera licenziata. A dei giuristi non credo che questa terminologia sia da spiegare ulteriormente. Una definizione sintetica di licenza d'uso potrebbe essere questa: una licenza d'uso per opere creative è in sostanza un documento con cui il titolare dei diritti, siamo qua, con cui il titolare dei diritti regolamenta l'utilizzo della sua opera e ne autorizza alcuni usi. Ho messo tra parentesi alcuni usi perché se fosse una licenza in cui sostanzialmente autorizza tutti gli usi, in realtà non è più una licenza, è un liberi tutti, è una sorta di pubblico dominio, è quello che Creative Commons chiama CC0, no? Una sorta di strumento di rilascio in pubblico dominio, quindi una licenza autorizza degli usi, ma mantiene comunque innanzitutto la titolarità del diritto al titolare, al licenziante, e mantiene anche qualche diritto esclusivo ancora nella sfera del licenziante. In tutte le licenze trovate due anime, c'è una parte di autorizzazioni concesse e una parte di condizioni imposte, cioè c'è sempre questa dualità. Da una parte ci deve dare delle autorizzazioni, perché se no non sarebbe una licenza, non si chiamerebbe così. E poi ci impone delle condizioni. Vedremo dopo che a seconda che prevalgono le autorizzazioni concesse o prevalgono le condizioni imposte, si parla o di licenza proprietaria o di licenza aperta. Classica domanda da civilisti, da privatisti è un contratto? Cioè la licenza d'uso per opere dell'ingegno è qualificabile come contratto? Su questo c'è tanta di quella letteratura che degli anni 90, cioè no, quando le licenze d'uso per software sono sbarcate anche da noi, abbiamo iniziato a chiederci che caspita fossero, no? C'è chi dice che sono più simili ai contratti per adesione, c'è chi dice che in realtà sono invece dei meri permessi condizionati, cioè c'è il copyright come base, io ti consento di fare delle cose a condizione che tu rispetti delle mie richieste. Se non rispetti queste richieste, allora hai violato il copyright. Questo è un po' il meccanismo che sta dietro. Questo è un approccio più anglo-americano, in cui, cioè, quindi da cui derivano poi le varie licenze open, tipo le licenze GNU, GPL, GNU e GPL simili per il software o le licenze Creative Commons. L'approccio invece più italiano, più da paese di civil law, è che siano dei contratti per adesione perché c'è un rapporto comunque di impegno reciproco. Però la risposta ve la lascio. Per adesso in sospeso, dipende. In un corso come questo non riusciamo a dipanare questo vecchio e atavico dubbio dogmatico. Rapporti tra licenziati e licenziatari. Allora, a seconda diciamo, quanto è definito o indefinito il licenziatario, distinguiamo le licenze, quelle, l'esempio che vi ho fatto prima, ad esempio, non so, l'avvocato Tizio. L'avvocato Caio che vuole una banca dati di sentenze si rivolge alla società Tizio SPA che realizza banche dati per sentenze e quindi sottoscrive un accordo e quindi lì abbiamo un licenziante che è definito perché sempre il licenziante è definito
no? Perché è colui che dà licenza all'opera, quindi si sa da chi proviene l'opera. E abbiamo anche definito il licenziatario, Caio. È una licenza che è data ad persona, ma potremmo dire. Ma ci sono, nel caso delle licenze che vi ho già detto prima, le licenze open, vengono chiamate anche licenze pubbliche. La GPL sta per General Public License, cioè licenza che è rivolta al pubblico. Abbiamo il licenziante che è definito, ma abbiamo il licenziatario che è indefinito, cioè il licenziatario è colui, chiunque passa di lì e decide di utilizzare l'opera e quindi con l'atto anche implicito dell'utilizzo accetta i termini della licenza. E quindi per coloro che diciamo sono del partito che la licenza sia comunque un atto contrattuale, la licenza d'uso anche tipo quelle open, tipo le Creative Commons, tipo le GPL, funzionano così, questo meccanismo. Nel momento in cui utilizzo l'opera divento licenziatario, sottoscrivo implicitamente questo contratto e mi assumo gli oneri che il licenziante, scusate, mi ha chiesto, mi impone nella licenza. Ok? E la centralità del diritto sui generis, cioè tutti i discorsi che abbiamo fatto finora funzionano se la licenza considera correttamente il diritto sui generis, che non è una cosa da poco anche lì, perché? Perché abbiamo spiegato prima che il diritto sui generis esiste solamente nel contesto europeo, ma buona parte del mercato dei dati a volte, cioè possiamo dire che viene da oltreoceano, dove il diritto sui generis non c'è, non viene percepito. E quindi ci troviamo con delle disallineamenti, diciamo, tra modelli contrattuali, cioè abbiamo una prassi contrattuale di modelli di licenza che arrivano da oltreoceano che poi noi dobbiamo applicare, cercare di far vivere nel nostro humus di giuristi di civil law. Ok? È un problema che le Creative Commons hanno visto benissimo, io l'ho visto con la mia pelle perché ho fatto, diciamo, una sorta di internship di dottorato proprio a Creative Commons negli anni in cui a qualcuno gli aveva fatto notare che le loro licenze non licenziavano il diritto sui generis e che quindi portate in Europa avevano un buco, diciamo, mancavano delle clausole che licenziassero correttamente il diritto sui generis. È un problema che poi è stato risolto con la versione 4.0, però per più di 11 anni di vita delle Creative Commons c'è stato questo problema. Quindi questione non da poco, dato che appunto il diritto sui generis è un'invenzione, tra virgolette, del diritto europeo, mentre i principali modelli di licenza per banche dati, come in generale tutti i modelli contrattuali del settore IT, no? Information Technology, arrivano quasi sempre dal contesto americano. Altro problema quando parliamo di licensing di banche dati è il rapporto di derivazione, se così vogliamo chiamarlo, tra le varie banche dati. Cioè, se io ricevo in licenza una banca dati con l'obiettivo di prendere alcuni di questi dati e integrarli in una banca dati che sto realizzando io, mi devo porre il problema se la licenza che io ho acquisito mi permetta di farlo. No? Perché a volte le licenze permettono solamente l'utilizzo, la consultazione, ma non di farne un'estrazione che va a finire poi in un prodotto derivato. Uso l'aggettivo derivato che appunto proviene molto dal contesto anglosassone, perché le Creative Commons utilizzano quella parola, noi parliamo di rielaborazione creativa nella nostra legge. Però, domande che pongo in questa slide, cioè che cosa significa davvero da un punto di vista giuridico realizzare una banca dati derivata da un'altra banca dati preesistente. Non è la stessa cosa che fare il remix di un brano musicale o fare, che ne so, la versione teatrale di un romanzo, che sono i tipici esempi di rielaborazione creativa previsti dal nostro ordinamento, dalla nostra legge sul diritto d'autore. Lì siamo in un mondo molto diverso con le banche dati. Cioè non è che si fa una versione, si fa una roba diversa, si estraggono dei dati e si vanno a infilare in una cosa che è completamente diversa. E questi dati si fa dare un significato, una funzione completamente diversa. Viene più appunto chiamata integrazione di dati. Quindi quando io ho l'obiettivo, io azienda che vuole realizzare una banca dati, ho l'obiettivo di prendere questi dati da delle banche dati che qualcuno ha realizzato prima di me, devo verificare che le licenze mi abbiano dato anche questo diritto, ok? Che si basa sul diritto sui generis. Ok? Quindi nel libro, se andate a leggere, c'è un mio esempio che faccio molto chiaro per capire cosa vuol dire integrare i dati e uso l'esempio dei cereali, no? Cioè, da un lato ho il
non so, il riso soffiato, ho l'avena e di là ho i cornflakes, e a seconda di come li mischio, faccio l'esempio dell'integrazione di dati, che poi sono difficilmente scomponibili. Okay? A meno che io tenga comunque separato i vari dataset e li rilasci separati con un software che poi va a chiamare dalle singole banche dati. Quindi non c'è vera integrazione tra le banche dati, perché le banche dati vengono esposte così come io le ho ricevute su licenza. Però ripeto, dopo vi faccio vedere delle slide che chiariscono un po'. Altro problema, il concetto di banca dati derivata non c'è nella legge, perché come vi ho detto, noi usiamo un concetto di rielaborazione creativa che non ha a che fare molto con le banche dati, o scusate, ha a che fare con le banche dati creative. Con le banche dati non creative il problema è rimasto in sospeso, nel senso che la legge non ci dà risposte. Allora le risposte troviamo nei documenti contrattuali, nelle licenze stesse. Cioè le licenze stesse forniscono, come in tutte le licenze, c'è una parte in cui ci sono le definizioni e ci dicono cosa si intende per banca dati derivata. Ma se le licenze danno una definizione diversa tra loro di banca dati derivata, non se ne esce vivi. Ed è l'esempio tra le licenze Creative Commons e la ODBL, che è un'altra licenza famosa open per dati geografici, utilizzata da OpenStreetMap, che trattano il concetto di banca dati derivata in modo diverso. Quindi queste due licenze non saranno mai compatibili tra di loro. Ci sarà sempre da piangere, da mettersi le mani nei capelli quando io devo integrare dati che vengono da queste due licenze se hanno un vincolo sulla derivazione, cioè il cosiddetto share alike, come vi farò vedere dopo. Comunque, qua arriviamo alle slide che vi danno un po' di dovrebbero illuminarvi un po'. Queste vengono tra l'altro anche proprio dall'elaborato che ho fatto per il corso di perfezionamento che si è concluso ad aprile. Da un lato ho messo, vedete a sinistra, i dati input che vengono da tre dataset diversi, che sono tabelle, come vedete, quindi dataset A, B e dataset C, che sono tutelati dal diritto sui generis perché sono banche dati non creative. No? Sono classiche tabelle dove i dati sono raccolti in ordine alfabetico o numerico. In mezzo cosa c'è? In mezzo c'è il software, o possiamo dire l'algoritmo, preferisco parlare di software, che macina questi dati, che è stato pensato per estrarre e fare dei calcoli con questi dati. E di là abbiamo i dati output, che sono a loro volta tutelati dal diritto sui generis. Quindi vedete, il software è tutelato da copyright, perché questo è chiaro. Punto 8 dell'articolo 2 della legge sul diritto d'autore ci dice che chiaramente il software in forma di codice è tutelato da copyright, mentre i dati qua a sinistra sono tutelati con diritto sui generis. Il frutto di questo calcolo tira fuori comunque un altro dataset, che in questo caso sono le previsioni del tempo. Quindi ipotizziamo che qua ci sia il dataset A, che ha la pressione atmosferica delle ultime ore, il dataset B che ha la temperatura al suolo, la temperatura in quota delle ultime ore, e il dataset C l'umidità. Mescolando questi dati, il modello, scusate, di previsione ci dice che probabilmente domani ci saranno questi gradi e questa pioggia. Okay? Però comunque è un dataset quello che esce, perché sono numeri anche loro, sono valutazioni, sono indici, sono percentuali di affidabilità della pioggia, di quanto pioverà, ok? Quindi anche lui è tutelato con diritto sui generis. La domanda è: che rapporto di derivazione c'è tra i dataset A, B e C con il dataset in output? Perché è quello fondamentale. E la risposta l'abbiamo qua. Adesso salto una slide. No, scusate, non la salto perché così chiariamo. Perché ho aggiunto questo riquadro in questa slide? Perché a volte, come vi avevo anticipato, il software e i dati input non vengono scomposti, cioè non vengono forniti come un tutt'uno. Cioè la società che si occupa di raccogliere la temperatura, la pressione atmosferica e l'umidità è anche la società che ci fornisce il modello, che ha realizzato il modello di previsione e il software che implementa questo modello di previsione. Ok? Che io ho rappresentato in un diagramma, che sarebbe il modello, e il codice sorgente che sarebbe il software. Per diciamo semplificare. Quindi se questo è un tutt'uno, se questo riquadro azzurro ci spiega, cioè ci comunica che è un blocco unico, ci chiediamo anche allora se c'è derivazione tra il blocco unico e i dati output. La risposta, come vedete qua, allora, nel caso dei dati che sono separati dal software, dati input separati dal software, possiamo dire che i dati output hanno un rapporto di derivazione dai dati input, quindi io devo farmi dare
Io licenziatario devo farmi dare dai licenzianti questa possibilità, questa libertà di fare estrazione, fare derivazione, come abbiamo detto. E quindi estrarre non semplicemente per l'uso, ma estrarre per integrare con altri dati e tirare fuori un'altra banca dati che è la mia banca dati output. Però rimane, vedete, asettica rispetto al software. E infatti, vedete, in questa slide spiego che non c'è derivazione. Cioè non c'è derivazione tra l'output e il software. Perché questi non dipendono dal software, il software rimane lo stesso, il software e il modello rimane lo stesso. Questi dipendono dai dati input che gli do. Ok? E perché nel senso questo potrebbe rimanere identico, ma io invece di avere dataset A, B e C ho dataset alfa, beta, gamma e qua mi cambia il risultato, ok? Al di là che questo sia rimasto fisso, il software. Se però il software è incorporato coi dati e diventa un tutt'uno coi dati, è chiaro che non posso far finta di nulla e comunque devo trattare i dataset output come se ci fosse derivazione dal tutt'uno, anche se in realtà appunto la derivazione sempre è più con i dataset di entrata. Ma visto che questi dataset non sono scomponibili, io non li posso vedere perché mi sono forniti, non li posso vedere come cose a sé, perché mi vengono forniti con un'unica licenza dal produttore, dal titolare dei diritti, assieme al software, allora io devo comportarmi come se ci fosse derivazione da questo tutt'uno.